questo spazio di Via della Lupa a Roma ospitiamo una mostra di Alberto Martini, un artista simbolista, anzi uno dei massimi esponenti del simbolismo. E sono circa 40 opere su carta disegnate a penna d'inchiostro nero. Opere che vanno dalla sua estrema giovinezza, quando non aveva ancora 18 anni, sino alle opere della maturità, le opere degli anni 20 che in qualche modo sembrano già preludere al surrealismo. Sono materiali molto amati, molto rari, difficilmente visibili in mostre sia pubbliche che private. Martini si interessa fin da subito alla letteratura. Infatti una delle prime opere che realizza è un ciclo di illustrazioni per Il Morgante Maggiore di Luigi Pulci. Un ciclo che realizza a 18 anni e che interrompe subito per intraprendere il lavoro per un'altra opera letteraria, La Secchia Rapita di Alessandro Tassoni. Ma Martini in questi anni non si limita soltanto ad interpretare dei temi letterari, ma sviluppa anche delle scelte autonome, indirizzate soprattutto ad evidenziare problemi di carattere sociale, sempre in un'ottica, diciamo, di revival. Questo lo si riscontra bene in questa serie di tre opere, che fanno parte del ciclo Il Poema del Lavoro, che richiamano non soltanto la cultura antica dell'incisione, ma anche i movimenti contemporanei che proprio in quegli anni guardavano all'antico. Abbiamo tentato di ambientare le tavole martiniane attraverso il confronto con alcuni dei grandi scultori dell'epoca. Nel ritratto di D'Annunzio di Trubetskoj, eseguito a Parigi nell'11, abbiamo il richiamo alla tavola omaggio che lo stesso Martini dedicava al Vate. Ma la letteratura per Alberto Martini è qualcosa di irresistibile, a tal punto che già nel 1905 riprende il lavoro e si mette a illustrare i racconti straordinari di Edgar Allan Poe. È un lavoro che lo impegnerà per parecchi anni e gli farà produrre un grosso numero di tavole. Nei suoi disegni per Off Frog, uno dei racconti più noti di Edgar Allan Poe, Martini mette in scena una composizione fortemente teatrale, attraverso un gusto talvolta macabro e altre volte grottesco. Nel caso di Piccola discussione con una mummia, Martini trasfigura il proprio volto, dandogli le sembianze di un reperto antico. A sorprendere il pubblico dell'epoca, composto da appassionati ma anche da critici soprattutto, erano fondamentalmente due fattori. Sicuramente la capacità di Martini di creare delle composizioni con dei tagli estremamente eterodossi, come nel disegno per il doppio assassino della mummia, e al contempo la capacità di disegnare con una perizia calligrafica inaudita. Il paragone con un'opera di Wildt evoca il confronto tra il carattere sublime della tecnica del grande scultore, dai marmi politissimi, e quella altrettanto laboriosa del disegnatore, in grado di ottenere con una penna arrotata modulazioni infinite del chiaroscuro. In mostra ritroviamo anche un ritratto che Martini realizza per Vittorio Pica. Vittorio Pica, critico di origine napoletana, che fonda la rivista Emporio, una delle riviste più importanti di cultura in Italia in quegli anni, ma è soprattutto per Martini una figura di riferimento perché è uno dei suoi più importanti sostenitori. Il linguaggio di Martini è in continua evoluzione. Nella metà degli anni 10 lavora ad una serie di litografie intitolata Misteri, con un gusto estremamente visionario. Ma la sua ricerca è anche in grado di spaziare attraverso i generi, dalla natura morta, come nella Vanitas con l'autoritratto, ma anche attraverso il genere del ritratto, genere che gli porterà una certa notorietà e un buon numero di commissioni, soprattutto per la sua collaborazione con la Marchesa Casati, animatrice dei più importanti cenacoli artistici e culturali in Europa.